Okumura è in prigione, cioè non è in prigione, è in casa sua. Stiamo aspettando che si risvegli il cuore. È sabato sera. Noi cosa cazzo dovevamo fare? Volevamo uscire con i Y, se non sbaglio, perché Takemi Kawakami. Akechi non vuole uscire con noi perché si è offeso, perché lo trattiamo male, secondo lui. Quindi direi i Y. Persona. Che però Hierophant, Hermit, Hangdar Khan, Hecatontris, giusto? Hangdar Khan, venditore di armi. Ok, quindi è per questo che quando arrivi per primo in piscina non senti odore? Se la piscina è stata già pulita, sì, esattamente per questo. Allora, oppure usciamo con Justin e Carolyn. Usciamo con Justin e Carolyn. Vi va? Usciamo con Justin e Carolyn, via. Mi hai sconvolto la vita con il fatto del cloro. Dai, usciamo con Justin. Bene, è tempo di nominare il posto. Justin, a te l'onore. Ascolta attentamente. Il luogo che desideriamo valutare per la tua riabilitazione, grazie a Jens per il secondo mese, è sorprendentemente capace di simulare l'oceano pur essendo al chiuso. Si dice che creature marine di tutto il mondo siano state radunate in quest'unico luogo. Che pretenziosità, ricreare qualcosa di vasto come l'oceano all'interno di un edificio. Un luogo simile ti suona familiare? Allora, se sai dov'è, accompagnaci immediatamente lì. Potrebbe essere l'acquario di Shinagawa. Dunque, intendi l'acquario? Un acquario, eh? Scopriremo se Madre Oceano è stata ricreata fedelmente. Vediamo di cosa sono capaci gli umani. Portaci lì subito. Takemi, Takemi l'abbiamo maxata Star Crashing. Adesso dobbiamo solo aspettare Natale. Grazie ai muri di vetro sembra davvero di camminare in fondo all'oceano. È la prima volta che vengo qui, ma chissà perché mi sembra familiare. È tutto blu. Questi dettagli superficiali non ci preoccupano. Non fingerti un esperto, prigioniero. Continuiamo a ispezionare la struttura. Ci sono ancora molte esposizioni da vedere. Ci sono così tanti tipi di pesci. Gli invertebrati trasparenti e fluttuanti erano affascinanti. Credo si chiamino meduse. Anche i cetrioli. Ti devo ringraziare tantissimo perché mi hai fatto scoprire il mio nuovo gioco preferito, grazie mille. Ma figurati, grazie a te, Marchisottero. Grazie per la donazione. Anche i cetrioli di mare erano intriganti. Sul serio? A me hanno messo i brividi. L'esposizione con il pesce enorme era molto meglio. L'orca, se non ricordo male. Che assurdità è questa? Le meduse sono molto più piacevoli. No, l'orca era molto meglio. Prigioniero? Risolvi la questione. I like them both. Pesci. A me piace l'orca. A me piacciono più le orche. Sapevo che avresti fatto la cosa giusta, prigioniero. Come fai a non vedere il fascino sinuoso delle meduse? Forse lo capiresti se ti privassi delle ossa. Direi che abbiamo completato l'ispezione della struttura, giusto? Abbiamo visto come gli umani hanno radunato da ogni parte del mondo le forme di vita dell'oceano. Esatto, la domanda sorge spontanea però. Perché gli umani fanno di tutto per catturare queste creature e metterle in mostra? Per ammirare la natura. Quindi creano queste sale di vetro e cemento solo per confinarcisi insieme a queste creature? Che arroganza. Se ammirano così tanto la natura, dovrebbero trasferirsi in una foresta pluviale. Ancora non capisco voi umani. Comunque sia, l'incarico è stato completato. Ecco la tua ricompensa. Masukukaja. Masukunda. Bene, è tempo di tornare. Tra poco sul palco inizierà uno spettacolo gratuito coi pinguini. Venite a godervi lo spettacolo! Cos'è un pinguino?
Un tenero uccello che non sa volare. Quell'esibizione non ci interessa molto. Ma visto che sembra che tu muoia dalla voglia di vederlo, prigioniero, verremmo con te. Se amano tanto la natura, perché non te la sposi, certo. Qual è l'orca più santa di tutti? Non credo che le orche siano cattoliche, ma ci sono state orche celebrate dalla tribù Inca secoli e secoli fa. Che ne pensi delle persone che si nascondono dietro una maschera? Se sono Batman, Cappuccio Rosso, supereroi va benissimo, ma solo se sono supereroi contro la municipale. Supereroi contro le forze del male. Senza di noi non ci sarà più un futuro, o no? Makoto, non ci sarà. Priestess. Ho letto la notizia riguardo domani, stupendo, si può avere un'anticipazione su ciò che farete con Flynn? Sarà una bella chiacchierata. Come è stato originato il cetriolo di mare? Il cetriolo di mare. Dov'è Makoto? 7. Il cetriolo di mare nasce perché c'è stata tanto tempo fa dei greci che dicevano: chissà cosa succede se prendiamo dei cetrioli e li buttiamo in mare. I cetrioli presero vita e diedero tanto piacere alle donne della Grecia, per questo si sviluppò anche molto l'omosessualità all'interno delle polis greche. Perché i filosofi e gli scienziati del tempo, i matematici, crearono involontariamente queste forme di vita. Non ci resta che aspettare. Eiko ha detto che deve chiedermi un favore, ma finora ho rimandato. Potresti venire con me quando la vedrò? Eh beh, certo. Andiamo. Grazie, sapere che starei accanto a me mi rassicura. Ci sta aspettando al Big Bang Burger. Andiamo. E incontriamo Eiko. Zozzona. Allora, di cosa volevi parlare? Ecco, mi chiedevo se per caso non potessi prestarmi dei soldi. Cosa? Non è una grossa cifra, però mi serve adesso. Ma ti resti scuoto tutto, Zuro. Zuro, ti prego. Per caso c'entra qualcosa Tsukasa? Al lavoro ha fatto cadere a terra una bottiglia di sake costosissima e deve ripagarla. Gli serve aiuto. Ti sta mentendo, Aiko. Non dargli neanche un soldo. Non sta mentendo, cioè. Lo so che non ti va a segno il fatto che siamo un host, ma non è come pensi tu. Il mio Tsukasa è una persona gentile e onesta. Mi chiama persino principessa e chiama così solo me perché sono speciale. E così dice che sei la sua principessa speciale. Tu che ne pensi, Danny? Lugia a tutte. Sono d'accordo. Qualsiasi ragazza gli dia dei soldi alla sua principessa, così non corre il rischio di sbagliare nome. Non ti permettere cose simili, eh? Cioè, non sai nessuna prova. Sì, questo è vero. Ma hai chiesto a qualcuno che lavora al suo locale se la storia della bottiglia rotta è vera? Beh, no. Ma lui mi ha detto di non parlare con i suoi colleghi, non vuole che io vada a supplicare il suo capo. Ti prego, Makoto, sei l'unica persona di cui mi posso fidare. Tutti gli altri preferirebbero concentrarsi sugli esami da missione anziché aiutarmi. E chissà cosa direbbero i miei genitori se chiedessi soldi a loro. Ti prego, anche solo una parte. Io credo che dovresti lasciarlo. Se non lo farai, prima o poi potrebbe spingerti a fare dei lavori poco raccomandabili. Oh, ma lui mi ha già trovato un lavoro, eh? Niente di strano però. Servo da bere in un bar per aiutarlo a ripagare la bottiglia rotta. Dici che sono molto portata. E forse continuerò anche dopo le superiori. Dopotutto non credo che andrò all'università. Eiko! Non puoi fare sempre tutto quello che ti dice. Sta cercando di ingannarti. Una persona intelligente come te non potrebbe mai capire. Ah, in questo senso. Tu andrai in una buona università, lavorerai in una grande azienda e poi?
Alla fine la tua vita sarà terribilmente noiosa. Davvero è questa la vita che vuoi? Io ancora non lo so. Ma sia come sia, una cosa è certa: devi stare il più possibile lontano da quel tipo. Quindi non vuoi aiutarmi? Lascia perdere. Posso farcela da sola. Mi basterà uscire con qualche cliente dopo il lavoro. Ehi, co, aspetta! Non volevo dirtelo, ma Tsukasa mi manda continuamente messaggi. Ultimamente mi ha anche chiesto se io e mia sorella viviamo da sole e che sarebbe felice di aiutarci. Oggi stesso mi ha chiesto se sono felice con il mio ragazzo. Dammi retta, Eiko, non tiene a te. Non dire stronzate! Tsukasa è così gentile da preoccuparsi anche dei miei amici. E poi, aspetta un momento, messaggiavi con lui alle mie spalle, Makoto? Più che altro era lui a messaggiare con me. Hai già ottimi voti, sei bella, hai un bel ragazzo. Grazie. Paladino, grazie per il sub per il quinto mese. Bentornato per il secondo mese. Ah no, Jaskier, grazie per aver regalato un sub a Paladino. Grazie mille, Jaskier. Hai già un ottimo voto, sei bella, hai un bel ragazzo. E davvero non ti basta? Io ho solo Tsukasa. Non posso permetterti di portarmelo via. Gemios, grazie per il sub per il quinto. Bentornato tra i membri dello squadrone della morte. Non è assolutamente quello che sto cercando di fare. Sì, certo, beh, tieni giù le mani da lui. Ehi, tu porca, leva le... Perché porca? Possiamo parlare un attimo del fatto che lo stesso termine al maschile non ha lo stesso significato al femminile? Ehi, tu porco? Ehi, tu porca? Se me lo rubi, Makoto, non te lo permetterò, non te lo perdonerò mai. Lei ha solo Tsukasa. Eiko mi sembra esattamente il tipo di ragazza che può cadere preda delle bande di Shinjuku. Sola, depressa e senza nessuno con cui sfogare le proprie frustrazioni. La famiglia di Eiko è piuttosto benestante. Tuttavia i suoi genitori hanno occhi solo per il fratello minore, che è molto dotato. Matt Sketch, grazie per il sub. Benvenuto tra i membri dello squadrone della morte. Che è molto dotato. In che senso? Sono certa che sia questo il motivo per cui si è innamorata di Tsukasa. La fa sentire speciale. Però non è normale che una persona innamorata chieda dei soldi a una ragazza adolescente. Quando lei deve capir... Questo lei deve capirlo. Mi aiuterai, vero? Absolutely, I'm the boss. Grazie. Sentirtelo dire mi rassicura molto. Eiko è fortunata. Non ha problemi di soldi e ha una famiglia. Eppure cerca di essere indipendente. È quasi l'esatto opposto di me. In un certo senso, in lei mi sembra quasi di rivedermi come ero appena qualche tempo fa. Era così accecata dalle mie convinzioni da non considerare neanche i punti di vista alternativi. Però vivere così è sbagliato, e voglio dimostrarglielo, proprio come hai fatto tu con me. Grazie, Jaskier. Stoicismo. Grazie per aver regalato a Tizio a caso, Marco Villarose e Sirius un sub. Ragazzi, ringraziate Jaskier, che ha già regalato tipo... Questo è il 54esimo? 55esimo sub regalato. So che non vuole che mi impicci, ma se non facessi qualcosa non me lo perdonerei mai. Qual è il modo giusto di vivere? A ogni modo, smaschereremo quella persona orribile. Ti avviserò non appena avrò un'idea su come fare. Grazie ancora per oggi. Ci si vede. Ciao, Makoto. Ma oggi è domenica. Vuol dire che dobbiamo andare a prenderci i frullazzi. Oh, you're back. Chi mi chiede di uscire? Chiaru. Lavoro, lavoro. Chiaia. Ce la posso fare a ricordarmela. Perfetto, quindi andiamo a prendere il frutazzo. Tsukasa, whack! Eiko, whack! Me, I'm tight as fuck! Knowledge? Non mi serve, knowledge ce l'abbiamo al massimo. Knowledge ce l'abbiamo al massimo, non ci serve, sarebbe spendere soldi e basta. Dobbiamo aumentare solo coraggio e gentilezza. Facciamo una prova? Facciamo una prova. E andiamo. Sì, andiamo subito. Questa è Star, mi serve Fortune. Fortune.
Foce nel cane. Confident al livello 6. Facciamo una verifica. Sto guardando Upload, ho sentito la tua voce in un personaggio, è stato divertente doppiarlo, è stato carino. È stato carino. E invitiamolo a Booktown. Jinbocho, lì ci sono molte librerie che vendono libri usati. È un po' lontano, ma andiamo. Chissà se i negozi sono ancora aperti. Capisco, i prezzi sono molto più bassi nei negozi di libri usati. Ce ne sono molti qui. Quali potrei usare come ispirazione? Autobiografie storiche. Le vite di chi ha scolpito il proprio nome nella storia. È vero, vale la pena di leggerle almeno una volta. C'è molto da imparare da quelle vite tumultuose. Hai presente i libri di autoaiuto? Li leggi e ti ritrovi a pensare che sia abbastanza. Alla fine non aiuti per niente te stesso. Vorrei imparare le idee contenute in questi libri e sfruttarle per aiutare i miei clienti. Le insegne di quel negozio di libri usati dice studio del destino. Ma un negozio specializzato in chiaroveggenza. Noriega, andiamo a dare un'occhiata. Ciao Goro. Ah, era vuoto, Chihaya. Puttana. Mi ha sprecato una sera. Che cosa? Mi scusi, le spiacerebbe ripetere? Ora, nulla è ancora stato deciso. Ma visto come stanno andando le cose, lo status di Yoshizawa potrebbe essere revocato. Una faccenda così seria va portata ovviamente alla sua attenzione e a quella dei suoi genitori. A me è stato detto che i suoi risultati nell'ultima gara sono stati più che soddisfacenti. Revocare lo status di studentessa modella non è un po' esagerato da parte della scuola. Capisco come si sente, ma... il terzo posto non basta davvero, in questo caso. Deve ottenere il primo posto perché valga davvero il suo status eccezionale. Non mi fraintenda, personalmente ritengo che i suoi risultati siano notevoli, ma credo si possa sostenere che non bastino per rappresentare la Shujin e ricevere un trattamento speciale. Ambasciatore non porta pena, va bene? È necessario per garantire l'equità nel corpo studentesco. Non sei mica stata espulsa. Presto ci sarà un'altra gara. Cerca di soddisfare le nostre aspettative. Mi scusi, ma sovraccaricarla di responsabilità non farà altro che nuocerle. Oh, non era affatto mia intenzione. Volevo solo darle un piccolo incoraggiamento. Dottor Maruki, continui a servire la scuola come consulente e a fornire sostegno a Yoshizawa. Questo incontro aveva il semplice scopo di esprimerle il totale supporto del corpo docenti. Ecco perché mi sono avvalso della sua presenza qui oggi, dottor Maruki. Il vostro totale supporto, eh? Ad ogni modo, è solo di questo che volevo discutere con voi oggi. Ricordate che questi cambiamenti sono solo ipotetici, a meno che lei non porti risultati migliori. Beh, suppongo che l'incontro possa dirsi concluso. Oh, povera Kasumi però. Ah! Con permesso. Cosa c'era successo a Yoshizawa? Non ti sembrava un po' strano? Il portafortuna! Oh, ma quella è... Deve averlo perso Yoshizawa. È il suo portafortuna. Uffa, scena andata. Restituiamoglielo dopo la scuola. Dovremmo almeno mandargli un messaggio per farle sapere che ce l'abbiamo noi. Forse l'ho lasciato qui. Come ha reagito alla notizia Yoshizawa? Sembrava piuttosto abbattuta. Credo sia stato un grosso shock per lei. Spero davvero che questo possa finalmente spronarla verso il successo. Deve fare di tutto per superare il terzo posto e portare a casa un risultato migliore. E in fretta. Vicepreside, so di averglielo già detto, ma il suo approccio avrà pessime ripercussioni su di lei. Cercare di motivarla con parole severe non farà altro che metterle addosso ulteriori preoccupazioni. Dottor Maruki, non facciamo carità qui. Se desidera il suo status, dovrà fornirci risultati adeguati. Gonfiarle alla testa di Lodi sarà pure la sua terapia ideale, ma non la si può viziare in eterno. Abbiamo accolto quelle sorelle per rafforzare il nostro prestigio, ma così ci rimetteremo soltanto.
Non solo ne abbiamo persa una, ma l'altra non ci sta dando alcun beneficio. Uno spreco di risorse. Signore! Oh, chiedo scusa. Ma è inutile negarlo. Il caso di Kamoshida e la morte del preside ci hanno messi con le spalle al muro. Se questa scuola non si rimette alla svelta, perfino il mio culo sarà a rischio. È tutto, se non le dispiace. Poverina. Eccellente! Ne ho abbastanza di questo isterismo di massa. Rubare i cuori? Riforma sociale? Basta con le stupidate da ladri fantasma, è antiscientifico. Dino, grazie per il subscribe e benvenuto tra i membri dello Squadrone della Morte. Voglio dire, come hanno osato colpire Big Bang Burger e Okumura Foods? Sono dei criminali. Quel gusto meravigliosamente artificiale, abbastanza grande da colmare un piccolo universo. I ladri fantasma stanno cercando di rubarmi questa splendida galassia di cibo spazzatura. Detto questo, Noriega! Pensi di comprendere la vastità dell'universo con le sue innumerevoli galassie, ma considera questo. Immagina tre anguri all'interno del Sole. Se il Sole fosse l'intero universo, cosa sarebbero le angurie? Tre angurie all'interno del Sole? Stelle. Excellent! Me lo aspettavo da te. Illustra la densità delle stelle nello spazio profondo. Anche tre api in tutta Europa è una buona metafora. In altre parole, l'universo è essenzialmente vuoto. Ci sono innumerevoli stelle nel cielo, ma l'universo è davvero troppo più vasto di così. Persino nella nostra galassia le stelle sono distanti anni luce, sebbene ne vediamo tante. Pipipipipipipi. Ah, pronto, Noriega? Scusa il disturbo, ma mi sono appena accorta che hai provato a contattarmi. E il mio smartphone è impazzito di nuovo. Hai trovato il mio portafortuna, vero? Possiamo vederci? A Odaiba, davanti allo stadio, dove ci siamo già incontrati. E allo stadio? Noriega, scusa, non riesco a sentirti. Mi sa che non ha segnale. Non ho colto tutto, ma mi sembra di aver capito che è allo stadio. Stamattina comunque si comportava in modo strano. Pensi che le sia successo qualcosa? I'm kinda worried. Anch'io. Quando l'abbiamo incontrata lì l'ultima volta ha detto che ci va quando è depressa. Beh, cerchiamo di capire come sta quando le restituiamo il portafortuna. Dai, va giusto? Non prende. Avrei dovuto cambiare questo catorcio secoli fa. Sono un incapace. Non faccio altro che creare problemi a Noriega e persino al dottor Maruki. Dovrei essere la Kazumi Yoshizawa. Oh dai, voglio un parfait. Ok, ok, tra poco. Ora sto cercando un posto, dovrebbe essere qui intorno. Ci hai fatto perdere. Non riconosco nessun posto qui. Ma poi cos'è quell'edificio? Credo stiano costruendo una specie di centro convegni. O magari un laboratorio di ricerca. Che ti importa comunque? Non è un laboratorio, è uno stadio. Un nuovo cutscene. Avvio navigazione. Ehi, ma è... Cool. Cool. Ma che...
Questa atmosfera è un palazzo! Ma non abbiamo attivato il Navi! Aspetti, pensi sia stato Yoshizawa? E se Kazumi avesse il Navi? È una possibilità. Però non era vicino a noi quando siamo stati risucchiati in questo palazzo. Non sa difendersi come noi, dobbiamo trovarla, presto! Shadow Kazumi? Primo, dobbiamo trovare un modo per entrare in quella cosa enorme. L'area che conduce di sotto oltre questo cancello mi sembra sospetta. Andiamo, Joker! Siamo solo io e Morgana? Let's do it! Morgana? Non credo che Yoshizawa sia qui. Riusciamo a proseguire? Questa porta potrebbe essere la nostra unica opzione. Andiamo a dare un'occhiata. Piccioni? Colombe? You can see it. Chi è là? Era Yoshizawa. Sembra che si metta male. Sì, ma stai in guardia. Ma io non sono andato giù nella porta. Voglio tornare giù io. Wow, one more. Chi è? Tramdel, grazie per il sub. Per il quinto mese, bentornato tra i membri del Squadrone della Morte. Prima la porta. Che mi sa che è il dove non dobbiamo andare, anzi probabilmente è chiusa. Esatto. Prima volevo esserne certo. Non ci mettiamo niente a risalire. Somewhere. Shadow Kazumi? Ma che... che ci fai qui? Chi è quella? Un essere cognitivo? Io... è colpa mia. Cosa? Forza! Kazumi, devi... basta! Basta! Tu devi... uff... presto! Yoshizawa è in pericolo! Eresia! Osi disdegnare la misericordia del nostro Signore! Stai bene, Yoshizawa? Stai bene? Quella voce... Noriega! Quella cosa sembra pronta a combattere. Accetta te stessa. Il nostro Signore lamenta la follia nata dal tuo dolore. Ma di cosa stai parlando? Da dove arrivano queste voci? I understand how you feel, but my third place doesn't
really cut it in this case. She needs to attain first place results of her exceptional stats to be worth. Not only have we lost one of them, but the other one's not doing us any good. Talk about a waste of effort. Ne ho abbastanza. Yoshizawa? Mi state dicendo che non ce la faccio? Come se non lo sapessi meglio di chiunque altro. Tuttavia, non mi importa di quello che dicono tutti su di me. Non tollererò chi parla male del nostro sogno. Ci intostiamo, signorina. È tutto nel tuo interesse. Mi soffocate con le vostre pressioni. Pretendete che primeggi a tutti i costi. Yoshizawa, possibile che... E ora mi bollate come un fallimento. Lasciate che vi ricordi con chi state parlando. Io sono... Sono... Kazumi Yoshizawa! Che ragazza ostinata. Piuttosto che restare coperta dalle ceneri, faresti di tutto per ottenere la gloria, a prescindere dai rischi. Beh, se è questa la maschera che hai scelto, allora danzeremo fino alla fine. Deve essere... Sailor Moon. Ma dai, un po' troppo questo. Con Ryuji non ce l'hanno fatto vedere così. Pam pararam pam parava pam 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 pararapam. Guarda! Io sono te, tu sei me. Accetta questo contratto, l'incantesimo lanciato su di te. Vorrei la rivincita. Stavolta ce la metterò tutta con Cenerentola. Potevano non tradurlo Cenerentola come nome, eh? Ma vabbè. Cool, not a bike though. Sniper, grazie per il 33esimo, bentornato. Ti mostreremo come si fa. Niente di troppo avventato, ok? Grazie, vi seguo. Tanto sarà devastante. Blocca. Vuoi vedere che debole te pareva. Ci penso io. New ability di Lilim. Risucchio spirituale. Assorbe SP. Sì, sì, c'ho stacco de coscia, Kazumi. Ehi, tutto bene? Non posso più essere debole. Oh! Sono davvero colpito, considerando che si è appena risvegliata la tua persona e tutto il resto. Mary Sue. Noriega, sei tu, giusto? Come fai a saperlo? L'ho capito dalla voce e dalla postura. A ogni modo,
Perché siamo vestiti così? Lunga storia. Beh, ovvio, la cosa deve disorientarla terribilmente. A quanto pare ci hanno trovati. È l'ora di svignarcela. Presto, le spiegazioni possono attendere. Follow me. Sì. Oh, siamo tornati al... Eh? Anche i miei vestiti sono tornati normali. Questo era il primo luogo in cui ti trovavi prima di entrare nel metaverso. Siamo appena tornati. Appena tornati? Siamo andati da qualche parte. A questo proposito... Ti prego, dimmi tutto ciò che sai al riguardo. Ciccia, stai parlando con un gatto parlante. Almeno fingi un minimo di stupore. Ho bisogno di capire cosa mi è appena capitato. Capisco come ti senti, ma... Cosa dobbiamo fare, Danny? Diciamoglielo. Già, hai ragione. D'accordo, ti racconterò tutto fin dal principio. Grazie. Un metaverso con dei palazzi e delle persone. Di certo non è facile comprendere tutte queste cose in una volta sola. Normalmente non crederei a nulla del genere, ma dopo averlo visto con i miei occhi... Però, wow, sei davvero bravo con le spiegazioni, signor Micio. Ignorerò l'ultima parte per stavolta, ma non c'è qualcosa che dovrebbe sorprenderti di più? Un gatto parlante! Ce ne hai messo di tempo! E comunque non sono un gatto, sono Morgana. Capisco. Beh, visto che ne sei molto più di me, forse dovrei chiamarti Morgana Senpai. Già! Danny non è qualcosa che gli appartiene. Ti è caduto questo prima. Avete fatto tutta questa strada per restituirmelo. Grazie mille. Stamattina non sembravi molto in te. È successo qualcosa? Beh, non avevo ancora avuto l'occasione di dirtelo, ma sono arrivata terza nell'ultima gara. Ovviamente non ne sono felice, ma pare che la scuola sia ancora più contrariata. Sono stata convocata nell'ufficio del consulente stamani. La scuola potrebbe revocarmi lo status di studentessa modello se non miglioro i miei risultati. Colpa dei miei insuccessi nella ginnastica, perciò, va detto, non sarebbe così ingiusto. Ma ho anche sentito il vicepreside dire che sono un inutile spreco di risorse. E ho persino trascinato in questo pasticcio il dottor Maruki, che era lì con me. Non lo sopporto. Deve essere un brutto colpo. Ecco perché sono venuta qui. Ma poi all'improvviso mi sono ritrovata in quel metaverso. Ma ora sto bene. Mi sento come se avessi voltato pagina. Non ho dubbi che ora riuscirò a realizzare il mio sogno. Si direbbe che tu ti sei ripresa alla grande adesso. Ma d'altra parte, come ha fatto Yoshizawa a ritrovarsi all'interno di un palazzo? Da come l'ha raccontata, si direbbe una pura coincidenza. Il suo smartphone? Che c'entra il mio telefono? Beh, mi sembra l'ipotesi più sensata, in effetti. Ehi, ti spiace se diamo una rapida occhiata al tuo telefono? Se il Navi fosse installato, potremmo scoprire il proprietario del palazzo dalla cronologia. Certo, ce l'ho proprio qui con... Scusate, temo non vi servirà molto. E perché? La batteria è andata. È da un po' che fai capricci. Forse c'entra quell'app di cui parlate. Oh, davvero? Non avresti dovuto farlo controllare. Beh, non era comunque un palazzo sul nostro radar, quindi non credo sia un grosso problema. Non avremmo potuto prendere di mira il suo signore senza prima raggiungere una decisione unanime. Ok, volevo chiedervi una cosa. Voi due fate parte dei ladri fantasma? Ehi, beh, noi siamo... Siete voi, vero? Oh, busted. Lo sapevo. Aspetta, questo significa che quando eravamo in quella caffetteria con Akechi, ho praticamente detto ai ladri fantasma in persona che non concordo con i loro metodi. Mi dispiace tanto. Non facci caso. Ora che ci siamo chiariti, cosa intendi fare, Danny? Mi guardo cosa?
Yoshizawa naturalmente. Visto come si è comportata laggiù, non credi che sarebbe un'aggiunta preziosa ai ladri fantasma? State dicendo che vorreste che mi unisca ai ladri fantasma? In estrema sintesi, sì. La tua persona si è risvegliata, sei consapevole dell'esistenza dei palazzi. E stando a quanto ho visto, hai un gran potenziale. Saremo lieti di accoglierti tra di noi, se lo vuoi. Capisco. Non devi darci una risposta adesso. Insomma, probabilmente ti conviene aspettare finché non ne saprai di più sulla nostra missione. Grazie, ma mi dispiace, devo rifiutare la vostra offerta. Bene, allora per adesso torniamo a casa e... Aspetta, che cosa? Quando si è risvegliata la mia persona, giusto? Ho capito anche un'altra cosa. Non posso continuare a torturarmi così per le mie lacune nella ginnastica. Ecco il motivo per cui non posso unirmi a voi in questo momento. Eh? Che cazzo stai dicendo, Kazumi? Perché hai bisogno di concentrarti sulla tua ginnastica. Mi dispiace davvero un sacco dirvi di no, dopo tutto quello che avete fatto per me. Sarebbe un bel modo di allenarsi? No, oh, beh, proprio da te, Kazumi. Grazie. Ma penso che vi causerei soltanto altri guai se mi unissi a voi senza sentirmi totalmente coinvolta. Ovviamente non ne farò parola con nessuno. Sono lieto che tu l'abbia capito al volo. Beh, se dovessi ripensarci, faccelo sapere, d'accordo? Grazie, Morgana. Se dovesse accadere, mi farò subito sentire. Sì. Devo assolutamente ringraziare anche te, Noriega. Prometto che un giorno ti ripagherò per avermi aiutata in così tanti modi. Allora, andiamo? Oggi sono successe un sacco di cose, ma sento che da domani mi impegnerò come mai prima d'ora. Mi fa piacere sentirlo. Beh, ci vediamo. Non mi aspettavo che anche Yoshizawa tenesse una persona. L'abbiamo salvata, ma non ci deve nulla. Detto questo, se accettasse di unirsi a noi sarebbe un grande aiuto. A parte Chiara, chi prenderesti come doppiatore e doppiatrice di Morgana? O la Mottola o Giulia Bersani? Altrimenti non lo so. E andiamo a dormire per stasera. Igor! Pi, 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 pi. Se solo Yoshizawa si unisce ai ladri fantasma. Che peccato. Non possiamo farci niente. Sì, non dovremmo insistere. Veronica. No, per Morgana no. Le serve una voce più grintosa, Morgana. Veronica potrebbe fare una buona Futaba. Un'ottima Nanako. Allora, come facciamo a dirlo agli altri? No, l'acerbo è comunque troppo adulta per fare Morgana. Immagino tutti hanno i propri problemi da sistemare. Se ne parlassimo ora faremmo più danni che altro. Per adesso non soffermiamoci su Yoshizawa. E che adoro l'acerbo anch'io, adoro Rossella. Buongiorno. A proposito di mio padre, sembra che non sia ancora cambiato niente. L'attesa non fa altro che affollarmi la testa di pensieri. Cose come: andrà tutto bene? Stai tranquilla. Grazie. Essere ansiosi non è di alcuna utilità. Allora mi rilasserò prendendomi cura dei fiori. Non lo faccio da un po' di tempo. Amazing! Oh my god! Yeah!
Chi mi chiede di uscire? Salvare Eiko. Sì, Makoto, salviamo Eiko. Forse. Allora, Makoto. Solo Makoto? E Makoto sia. Let's go. Leggo spesso online storie su host terribili come Tsukasa, però per convincere Eiko ci servono prove concrete delle sue azioni. Alcuni promoter qui in giro potrebbero sapere qualcosa. Come diceva sempre mio padre, la ricerca di prove richiede lunghe camminate. Ciccio. Vuoi, le coppie qui non possono entrare. Conosci un certo Tsukasa? Vuoi rovinarci la piazza? Se proprio vuoi possiamo parlarne qua dietro. Dovremmo proprio andarcene. Credo sia meglio chiedere a qualcun altro. Buongiorno. Tsukasa? Oh, è per caso un host? Scusa, ma io non farei mai pubblicità a un host club. Mi prendi in giro? L'host club non è qui. Uè. Tsukasa? No, mi spiace, non abbiamo uno sconto Tsukasa. Conosci un certo Tsukasa? Tsukasa? Bastardo, sei un suo amico? Non direi. Ha usato il trucco della bottiglia di sake. Te lo dirò una sola volta, porta quella ragazza lontano da lui. Tsukasa ha rovinato molte vite, rompe una bottiglia e per pagarla fa prostituire la ragazza di turno. È successa la stessa cosa a una mia amica. Cazzo! Ora abbiamo una prova. Dai, Eiko. Dai, Eiko stacca tra poco. Aspettiamola davanti al locale. Cosa vuoi? Eiko, il tuo ragazzo è noto nel quartiere come uno che adesca le ragazze e le costringe a vendersi. E probabilmente lo fa in combutta con una banda criminale. Devi andartene da qui. Davvero sei venuta fin qui per dirmi questo? Sparisci, Makoto. Ne ho abbastanza delle tue sporche bugie. Ho la testimonianza di uno dei promoter della zona. Non sei la prima a cui Tsukasa ha raccontato la frottola della bottiglia di sake rotta. All'inizio non chiede molto, ma gli interessi si accumulano e alla fine chiede a tutte di prostituirsi. Ti prego, lascialo. Zitta! Per oggi ho già un appuntamento con lui al suo locale, perciò sparisci. È da molto che aspetti, piccola. Sono venuto più tardi per via del tuo messaggio, ma vedo che sei già qui. Ehi, guarda chi si rivede. Volete venire con noi al mio locale? Ci divertiremo un mondo. Mi stavano dicendo brutte cose sul tuo conto, tesoro. Che fai indebitare le ragazze e poi le costringi a prostituirsi. Mentivano, non è vero? E tu credi a stronzate simili? Ascoltami bene, non è affatto vero, ok? Io non potrei mai mentirti, principessa. La chiami sempre principessa. Perché non la chiami mai col suo vero nome, Tsukasa? O nella tua vita ci sono troppe principesse per poter ricordare il nome di tutte? Tsukasa? Ma perché fai così? Mi hai appena mandato un messaggio, non ricordi? Non potrei mai dimenticare il tuo nome, Makoto. Lo sapevo. Sono stata io a mandarti il messaggio. Sono 5 minuti in ritardo. Ho anche aggiunto tante emoji alla fine per farti credere che fossi Eiko. Ammettilo, tutte le ragazze a cui spilli i soldi sono principesse. Non ricordi più neanche i nomi. Capisci, Eiko? Ecco chi è davvero il tuo ragazzo. Ma tu l'hai ingannato! Che ne sai tu dell'amore, eh? Io ho solo Tsukasa. Lasciami in pace, stronza! Carlos is in the house! Carlos is in the house! Carlos! Carlos è a Shibuya! Sveglia! Tu sai qual è la verità, solo che non vuoi crederci. Smettila di mentire a te stessa. You need to slap her now! Ma... Tsukasa è l'unico che tiene a me. Nessun altro mi chiede com'è andata la giornata, come va al lavoro. Nessun altro mi tratta come se fossi speciale.
Una ragazza perfetta e ammirata da tutti non potrà mai capire come mi sento. Smettila di raccontarmi le tue stronzate da studentessa modello. Ma questo non c'entra nulla con l'essere una studentessa modello o meno. Non starò mai in pace sapendo che al mondo esistono persone tanto malvagie. E di sicuro non me ne starò zitta a guardare un'amica che si rovina la vita così. Quanto a te, chiedi scusa a Eiko. E da oggi in poi stalle lontano. Adesso cominci davvero a seccarmi con le tue stronzate, troietta. Non credere che ci andrò piano con te solo perché sei una ragazza. Ti darò la lezione che meriti. Provati! Chiamo la pulizia? No, prenditela con me. Come hai detto, basta... Danny... Oh, Danny... L'ho fatto un po' il Dean, il preside di community. Oh, Jeff... Oh, scusate, ho saltato una battuta. Io vengo da una famiglia di poliziotti, se davvero vuoi fare a botte, accomodati. Cosa? Maledizione. Questa me la leggo al dito. Poi scappa così. Non era poi un tipo così tosto. Che schifo. Eiko! Ehi, hai visto? Quella ragazza stava litigando con un host. Ci sono andati giù pesante. Ci siamo fatti notare. Seguimi. You're right. Giusto. Restando ancora qui potremmo avere solo guai. Eiko. Esatto, Danny tocca il pettorale. Non ci posso credere. Ho colpito una mia amica. Giusto. Bene. Davvero? Speriamo. Io ho la pessima abitudine di lasciarmi prendere dalla foga. Mi faccio sopraffare dalle emozioni. L'abbiamo notato? Prima volta che hai risvegliato Johanna l'abbiamo un po' notato. Ecco perché devo sempre fare molta attenzione a mantenere la calma. In questo assomiglio a mio padre. Tuttavia non è quello il modo di comportarsi. Chissà cosa sarebbe successo se non fossi intervenuto. Detto ciò, questo posto è... interessante. Come hai fatto a trovare un posto del genere? Quante cose, sai? Vengo spesso qui. I'm a regular. Ah, vieni qui spesso? È difficile credere che tu sia un semplice studente. Hai molta più esperienza di vita di me. Trascorrere del tempo con te e conoscere a fondo Eiko mi hanno dato molto su cui riflettere. A seppellire la testa tra i libri si rischia di perdersi davvero molto. Credevo di sapere come funziona il mondo, ma adesso mi rendo conto di quanto fossi ingenua. Adesso capisco che ci sono cose che solo gli altri possono insegnarmi. Eiko ha detto che non supererei mai un esame sull'amore. Ecco, non so come studiare tale materia. Cosa posso fare, Danny? Devo scegliere le parole con attenzione. Ora. Sono già fidanzato con un'altra ragazza, tanto per cominciare. Non posso imparare nulla sulle storie d'amore da sola. Allora. I'll be your study partner. Ci porta poi a fare eventualmente la romance. Invece vedrai, troverai qualcuno e poi giù a calarci l'analcolico. La chiudiamo qui. Stanford friendzone boy. Yes. Giusto. Dopotutto molti dicono che queste cose dipendono dal destino, quindi è inutile preoccuparsi troppo. Inoltre in questa fase farei meglio a concentrarmi sullo studio. Diamoci da fare per realizzare insieme i nostri obiettivi, Danny. Romance, dai, no, mi dispiace, il mio cuore appartiene a Takemi. Baluardo, chance di proteggere il Joker da un attacco fatale. Ehi, ragazzini, la vostra chiacchieratina intima andrà avanti ancora per molto? Scusi, è stato maleducato da parte nostra restare così a lungo, avendo ordinato solo del tè.
Non preoccuparti, assistere alla vostra commediola sentimentale basta e avanza come risarcimento. È come una fresca spruzzata di limone nell'aria. Mi fa ricordare di quando ero una ragazzina anch'io. Oh, ok, beh, dobbiamo andare. Grazie ancora per oggi, ci si vede. Volevi dire ragazzino? Non hai detto, Max, magari lei si identifica come una ragazza. Lascia stare Lala. Oh, ehi, sei libero per parlare adesso? C'è qualcosa di cui ti vorrei parlare. Insieme siamo riusciti a mostrare a Eiko la verità. Non ce l'avrei mai fatta senza di te, davvero, grazie. Hai apprezzato l'episodio di Ushizawa? Abbastanza, ma un po' meri su il fatto che... Ah, guarda, sì, ho risvegliato il mio persona e poi rimango pure in piedi. Bellissimo il palazzo, nessun problema. Grazie, mi sdebiterò tramite le mie attività da ladro fantasma. Quando Eiko si calmerà la chiamerò. Prima di farlo però volevo ricevere un po' di coraggio da parte tua. Sì, mi ha aiutato. Penso di poter parlare normalmente con Eiko ora. Sono felice di stare dalla tua parte. È una fortuna avere un leader così affidabile. Beh, ci sentiamo dopo. Ciao. Quali sono i Dio! Quali sono i 5 best boys di Persona 3, 4 e 5? Vabbè, ovvio. Ovvio. Ok. Allora, dice Ryuji, Koromaru, perché è importante Koromaru, Shinjiro, Kanji e infine Futaba. No, Futaba, Morgana. È una matura spocca. Tutto spocco. Oh, Chiaia. No, Oya. Get away, Oya. Niente top 5 per Yosuke? No. Koromaru è in cima alla classifica sempre. Niente. Coso. Mi piacerebbe uscire con Iwa, con Sugiro. Ma lei ha la priorità. Let's go. Grande Dio, salutami Shinjiro lassù. Ho pensato molto al nostro ultimo incontro. Vedi, non sono stata del tutto onesta. Ma ho deciso, ti dirò ogni cosa su Fukurai. Compreso il motivo per cui ho deciso di lasciare il villaggio. Teddy, ma Teddy deve morire all'inferno. Ti ho già detto quanto il paese fosse piccolo, tradizionale e isolato tra le montagne, giusto? Quando ero giovane, predissi un forte terremoto. Gli abitanti mi trattavano come una divinità. Ma più disastri prevedevo, più me ne davano la colpa. Per loro ero maledetta. Ero un mostro. Così decisi di isolarmi. Ma le persone venivano comunque a lanciare sassi contro le finestre. Tutto ciò è continuato fino al giorno in cui una folla inferocita ha dato fuoco alla mia casa. Ecco perché ho deciso di venire a Tokyo dopo il liceo. Volevo cambiare il mio destino. Non conoscevo nessuno, ma avevo bisogno di soldi. Così accettai un lavoro in un piccolo nightclub. Ero circondata da gente pericolosa, ed è stato lì che Fukurai mi ha trovata. Sai, anche lui è un sensitivo. Ha capito subito che ero una fuggitiva appena arrivata a Tokyo. Quando gli ho spiegato il motivo per cui avevo abbandonato il villaggio, mi ha invitato subito nell'APC. Fu allora che mi battezzò sacerdotessa del sollievo. Che mi sa proprio di roba dalla Bet and Wait. Mi disse che con i miei poteri divini potevo salvare le persone in difficoltà. Che potevo essere molto più del mostro che vedono alcune persone. Quando me lo disse, scoppiai in lacrime. Dentro di me sapevo che le pietre sacre non avevano alcun potere. Ma credevo di poter salvare le persone pur credendomi un mostro. O forse proprio perché lo sono. La verità è che ho sempre venduto le pietre sacre per il mio personale tornaconto. Sono una persona orribile, eh? No, non lo sei. Cosa? I tarocchi dicevano che ora avresti dovuto odiarmi. Non pensavo che avresti ribaltato anche questo fatto, Noriega. Beh, puoi tutto. Se credi in te stesso, se sei onesto con te stesso e usi una guida sul cellulare.
Sai una cosa? Ho capito i miei errori. Non continuerò a chiedere un occhio di chiudere un occhio di fronte all'ingiustizia. Denuncerò la truffa del presidente e farò aprire gli occhi a tutti gli altri membri. Grazie per avermi prestato ascolto oggi. Se vuoi parlare di qualcosa, sarò ben felice di restituirti il favore, Noriega. Fornisci un'anteprima di tutte le abilità di un Confidant a tua scelta. Ah, comodo. Junpei e Yosuke, io personalmente penso siano i best boy. Wow, Mecha, grazie per il sub per il 37esimo mese di fila. Bentornato tra i membri dello squadrone della morte. Risponde il CP. Tutte le unità rimangono in allerta e il nemico potrebbe essere ancora in zona. Ora che ci penso, per convincere le persone non basterà dire che le pietre sacre sono inutili. La PC tiene dei seminari per i fedeli, dove fa loro un vero e proprio lavaggio del cervello. È per questo che le persone credono di aver bisogno delle pietre sacre. In realtà non ho alcuna influenza, pur essendo la sacerdotessa del sollievo. Chi è davvero il presidente? Devo pensarci ancora un po'. Su, ne parleremo di nuovo la prossima volta. Grazie, Mecha. Noriega, potresti starmi a sentire? Ora che ci penso, non è che sapessi molto al riguardo del presidente o della PC in generale. Perciò stavo pensando di fare qualche ricerca sulla PC prima. Ne ho abbastanza di far finta di nulla. Be careful. Me la caverò, fidati di me. Sono un po' agitata, ma devo farlo per gli altri membri. Spero di trovare informazioni convincenti, qualcosa con cui riportare gli altri alla ragione. Grazie, Ekalb, grazie per il sub per il 22esimo, bentornato tra i membri dello squadrone della morte. D'ora in avanti mi affiderò ai miei occhi, invece che a delle criptiche predizioni. Ti farò sapere se troverò qualcosa, quindi per favore fammi sapere se mi visiterai di nuovo. Adesso devo proprio andare.